Salve gente, bentornati nuovamente qui su Valfair Games, il canale della gente per la gente, ora e sempre a ogni costo ragazzi, eccoci qui per voi, non per me ovviamente, il canale non l'ho mai aperto per me e non sarà mai mia intenzione avere niente di proprio nel canale, cioè niente che io faccia appositamente per me come guida. Ragazzi, tornando a noi, la storia ci dice di dover andare al mare splendente, ovvero in questa zona qui della mappa ragazzi, che vedete che io sto indicando, dove c'è questo enorme cratere. Secondo una leggenda metropolitana presente all'interno del gioco, si dice che sia qui che è caduta la bomba che ha devastato il Commonwealth. Infatti è proprio così ragazzi. Per proseguire, andiamo avanti, ignorerò, c'è un predone al piano di sopra, proseguirò per un po' usando il fucile di Sergio versione Ultimate, diciamo così. Ragazzi, qui è veramente pericoloso, qui abbiamo molto a che fare, come vedete tutto devastato e distrutto perché è qui che è caduta la bomba. Abbiamo a che fare con radioattività, ghoul, scorpioni radioattivi, ratti talpa giganteschi, deathclaw come se non ci fosse un domani. Qui ci vuole massima cautela ragazzi. Tra qualche livello vi farò anche vedere ragazzi dove trovare l'armatura atomica X01. Bombete! Visto ragazzi la potenza, perché funziona per metà come se fosse un fucile al plasma, abbiamo sciolto il nemico. Mentre ci sono, sto cercando io anche materiali, ragazzi, mi mancano alluminio e vite per poter ulteriormente modificare armi e armatura. Più che altro le armi, perché l'armatura è perfetta già così com'è e non posso ugualmente potenziarla di più. E terremo questa da Marine che avevamo trovato su Far Harbor. Detto questo, proseguiamo verso la direzione che ci dicono. Forse abbiamo un nemico qui vicino. Te ne pentirai. Ecco i succhia sangue. Ok, dover andare a combattere, ragazzi, con un fucile da cecchino ravvicinato così a me viene un po' male, però abbiamo dalla nostra lo spav. Aspettate un momento ragazzi, non... ecco, abbiamo una molotov e non l'avevo equipaggiata. Ada, come vedete ragazzi, sa veramente il fatto suo, si sta rendendo utilissima nel corpo a corpo, come potete vedere. Che culo, l'abbiamo colpito. Ada. Vabbè, lo eliminiamo noi. Ok. Qui mi vedrete uccidere molte creature. Manganello. Vabbè, niente di proprio utile. Lo andremo a vendere per accumulare altri tappi utili. Ok, comunque sia, proseguiamo ragazzi. Qui troveremo i fili dell'atomo più avanti ragazzi, proprio dove è presente il cratere. Ecco ragazzi, non so se lo state vedendo, proprio là sotto c'è un deathclaw. Io ora voglio salvare perché c'è la probabilità che io muoia. Vorrei provare ad affrontarlo utilizzando questo fucile ragazzi. Perciò prendo la mira e gli abbiamo fatto un male della Madonna, ragazzi. No, cazzo. Dovresti stare fermo. Che non importa dove. Ok, ragazzi, che culo, l'abbiamo colpito dritto in faccia. Cose da non crederci. Lo abbiamo reso una poltiglia. Ok, mi prendo tutto quello che c'ha. Spero di incontrare gli scorpioni e ucciderli per prenderne poi il trofeo, ragazzi. Poterne fare il trofeo da appendere a muro. Oh cazzo, c'è un altro deathclaw, ragazzi. Non me ne ero accorto, non l'avevo visto completamente. Che fa? Scappa. Ok ragazzi, io lo lascio stare e me ne vado solo perché non voglio morire così, cioè con estrema facilità sotto gli artigli di un deathclaw. Qui che cosa c'è? Mosche mutanti, ok.
Ragazzi, il Deathclaw è tornato. Muori. Ho troppa radioattività in corpo, ragazzi, scusate un attimo. Oltre a queste mosche che stanno dando veramente fastidio perché si muovono a destra e a sinistra, Ada, uccidili tu. Ok, ragazzi, no, sono scomparsi. Il Deathclaw sembra essersene andato, ragazzi, per fortuna. Ok, andati per ora, andiamo. Ne incontreremo altri, ragazzi, questo è certo, perché queste zone sono tra le più brutte e pericolose. Cioè, non esiste zona più pericolosa di questa. Già il solo fatto che siamo costantemente nella radioattività non gioca a nostro favore e ci potrebbe portare a morte certa. Cos'è? Che cos'è? Possibili guai in vista. Ah, scorpione. E questo? Ah, tre scorpioni. Ada, aiutami. Nel frattempo vi prego di scusarmi, ragazzi, io mi prendo. Ok. Tutto quello che lasciano perché voglio il trofeo dello scorpione. Grazie, Ada, gentilissima e bravissima. Ok, e possiamo proseguire per la nostra strada. Ok, ragazzi, siamo molto molto vicini, non manca molto, perché dobbiamo trovare qui, ragazzi, se non ve lo ricordavate, uno scienziato dell'istituto fuggito, quindi che ha disertato. Là sotto c'è un altro Deathclaw, se lo vedete, ragazzi, cioè ce n'è uno a ogni angolo, mannaggia a loro, che aveva disertato, cioè aveva tradito l'istituto scappando per non si sa quale motivo, e noi lo dobbiamo trovare per parlargli e vedere se ci può aiutare a trovare il modo di entrare nell'istituto e quindi utilizzare anche noi il teletrasporto. Ok, eccoci, ragazzi, questo è il luogo che vi dicevo, dove è esplosa la bomba, è caduta proprio qui, e qui ci vivono i figli dell'atomo, proprio qua, ragazzi, proprio dove è caduta la bomba ci vivono loro, sempre folli e malati al loro modo. Ti stai avvicinando alla terra consacrata dell'atomo. Perché? Dichiara le tue intenzioni, o la divisione ti colpirà. Sono qui perché mi serve il tuo aiuto. Cerchi la divisione? Sei qui per unirti all'atomo e alla sua infinita gloria? O vuoi abbattere i suoi seguaci? Sto cercando un uomo di nome Virgil. Sì, conosciamo questo Virgil. Cosa vuoi da lui? Ho bisogno del suo aiuto per raggiungere l'istituto. Ho sentito parlare di questo istituto. Si nascondono cercando di evitare il potere dell'atomo. Uno sforzo inutile. In realtà questo Virgil ci ha creato alcuni problemi. Alcuni credono che la sua presenza sia un affronto all'atomo. Anche se è venuto qui per commerciare con noi qualche volta, non abbiamo avuto molti altri contatti con lui. Era chiaro che voleva essere lasciato solo. Si trova a sud-ovest del cratere. Vive in una caverna. Lo approccerei con cautela se fossi in te. Credo che non ami ricevere visite. Ok, ragazzi, questi folli almeno c'hanno mezza cosa buona nella loro esistenza, l'hanno fatta. A farti fregare da chi cavolo vuoi tu, ok. E adesso possiamo proseguire, ragazzi. Io accorcerò saltando tra le rocce. Ok, ce l'ho fatta. E dovremo arrivare, ragazzi, dobbiamo trovare una caverna ora in cui è presente questo Virgil. Quando lo troverete stenterete a credere che cos'è lui, perché non è umano, vi dico solo questo. Sta maledetta tosse. Scusate. E all'interno della grotta, che ecco già nella mappa lì sta cominciando a comparire, fammi salire, ecco, ci sarà un Deathclaw all'ingresso, ragazzi, che dorme lì, si è fatto, diciamo, il suo personale nido sulla carcassa di un'auto, e noi ora lo arriveremo ad eliminare e entreremo per comprendere più da vicino da questo scienziato, da questo essere, come fare ad unirci all'istituto, quindi a trovare l'istituto ed entrarci.
Ok, siamo molto molto vicini, ragazzi. Io incomincio ad uscire il fucile. Ok, qui c'è l'entrata della caverna. Io con massima cautela mi acquatto, perché bene sì, ragazzi, proprio lì lo state vedendo. Poi è sempre che scappano gli sti Deathclaw, ragazzi. Vieni da me. Invece di scappare, affrontami. Dai che sta morendo. È morto. Ok, ragazzi, abbiamo visto che effetto ha il quel raggio che la testa di Ada fa. Grazie alla testa del celebro bot, e in poche parole scombussola e confonde il nemico bloccandolo, quindi non lo fa muovere a scappare o a venirci incontro. La cosa ha giocato a nostro favore. Ok, entriamo e parliamo con questo Virgil. Che le torrette non ci sparano almeno. Eccolo qui. Alt, avvicinati lentamente. Niente movimenti improvvisi. So che sei dell'istituto, quindi dov'è Kellogg? Eh? Cerchi di distrarmi per avvicinarti, eh? Non funzionerà. Non sono stupido. Sapevo che l'avrebbero mandato a cercarmi. Rilassati, Kellogg è morto. Morto? Lui è morto. Non mentirmi. Non ti sto mentendo. L'ho ucciso io. Tu hai... Kellogg era spietato. C'è un motivo se l'istituto l'ha impiegato nelle missioni più cruente per tanti anni. Sapevo che l'avrebbero mandato a cercarmi. Mi ero preparato, ma non ero così sicuro che ce l'avrei fatta. Tu invece l'hai ucciso, eh? Allora spiegami, che cosa vuoi da me? So che c'entravi anche tu. Poi sei fuggito. E hanno mandato Kellogg a ucciderti. Come cazzo le sai queste cose? No, non importa. Indietro non ci torno. Non posso. Mi hai visto? Perché sei qui? Che cosa vuoi? Tranquillo. Voglio solo sapere come si entra. Come? Ho capito bene. Vuoi entrare nell'istituto? Sei fuori di testa. A parte che è quasi impossibile. Una volta dentro di certo moriresti. Ti prego, dimmi perché vuoi correre un simile rischio. Sto cercando mio figlio. L'istituto lo ha rapito. Oh, oh no, non lo sapevo. Mi spiace. Sì, in passato l'istituto ha rapito gente del Commonwealth. Se tuo figlio è uno di loro, posso capire perché vuoi andare là. Posso aiutarti, ma voglio qualcosa in cambio. Tu aiuti me, io aiuto te. D'accordo, io ti aiuto, ma tu devi fare una cosa per me. Prima di essere costretto a fuggire, stavo lavorando a un siero per curare la mia mutazione. Potrebbe farmi tornare normale, capisci? Quindi, se riesci a entrare, devi cercarlo nel mio ufficio e portarmelo. Mi sembra ragionevole. In cambio, avrai il mio aiuto. D'accordo. Parliamo dei dettagli. Partiamo dalle basi. Sai come fanno i sintetici a entrare e uscire dall'istituto? Sì, usano una specie di teletrasporto. Bene. Non sono in molti a saperlo. È un segreto ben custodito. Ed è evidente che sai il fatto tuo. Viene comunemente chiamata trasmissione molecolare. Non so su quale meccanismo è basata, ma funziona. Ti smaterializza in un posto e ti rimaterializza in un altro. Lo so, sembra assurdo, ma è vero. La trasmissione è l'unico modo per entrare e uscire dall'istituto. Capito? L'unico. Il che significa che dovrai usarla. Ora, hai mai visto un predatore dell'istituto? Mai sentito nominare. Un altro segreto dell'istituto. Fidati. È un bene che tu non lo abbia scoperto con i tuoi occhi.
I predatori sono sintetici dell'istituto progettati per un unico scopo: la caccia. Missioni che finiscono male, sintetici dati per dispersi, ed ecco che entrano in gioco i predatori. Sono molto bravi in quello che fanno, e dovrai ucciderne uno. Molto bene. Dimmi solo da che parte andare. Bene. Mi piace questo tuo entusiasmo. Tutti i predatori sono dotati di uno speciale hardware che li connette direttamente alla trasmissione dell'istituto. È integrato in un chip che hanno nella testa. A te serve quel chip. E per averlo, devi trovare un predatore. Ora, non so dove trovarne uno. Non li hanno mandati a darmi la caccia. E stare qui ad aspettare non mi sembra un buon piano. Dovrai dare tu la caccia a uno di loro. Posso dirti da dove cominciare, ma il lavoro sporco spetta a te. Ok, mettiamoci al lavoro. Bene. Il punto d'ingresso principale dei predatori è tra le rovine del CIT, proprio sopra l'istituto. Devi andare là. Ora, la trasmissione genera intense interferenze nello spettro elettromagnetico. Il tuo Pip-Boy ha la radio, vero? Quando raggiungi le rovine, sintonizzalo sulla frequenza più bassa e resta in ascolto. Sentirai l'interferenza. Segui il segnale e ti porterà da un predatore. Da lì in poi devi solo cercare di non farti uccidere. Sarò sincero, le probabilità di sopravvivenza sono minime. Ma se ce la fai, ricordati del siero. Mi serve davvero. Io spero proprio che troverai ciò che cerchi. Ok ragazzi, detto questo, andiamo. Il mio non organismo è immune alle radiazioni. Ok. Cacciatore e preda, iniziata la missione, ragazzi, vi chiederà di andare esattamente in un ospedale, ragazzi, dove troverete moltissimi gunner, e si trova molto proprio qui, qua vicino. Io ora ci vado, dovrebbe essere dal Kendall Hospital, se non è addirittura già qui. Ok, ora andremo a vedere esattamente. Voi dovrete, come fa, vi ha detto lui, ragazzi, aprire la radio, vi apparirà un segnale, segnale del predatore, e in base a dove andate voi vi apparirà in alto il segnale 80%, 90%, 100%, in base a quanto vi avvicinate o vi allontanate salirà e scenderà. Io so già dove andare, ragazzi, quindi con questa guida non c'è bisogno di aprire il Pip-Boy. Vi farò vedere qual è l'edificio. In poche parole, porca miseria, ragazzi, come vi stavo dicendo, noi intanto ce ne andiamo esattamente. Che puttana queste mosche, rompi sacchette. Andiamo intanto dove ci dice la missione. Io mi curo un attimo, mannaggia loro. E vado dove mi dice qui. No, devo fare il giro. Non lo dovevo aspettare, che c'era sempre il contrattempo, che sembra fatto apposta, ragazzi. Sono sempre lì i contrattempi, ce l'hanno con noi. Però io li ignorerò perché dobbiamo proseguire. E poi avremo tanto da uccidere e massacrare ora in questo ospedale dove siamo diretti, ragazzi, perché è un ospedale. Se solo il nostro personaggio non fosse già stanco di correre. Ok ragazzi, pochi metri e siamo arrivati. Ok ragazzi, questo è il CIT, le rovine del CIT. Questo è l'istituto, letteralmente. L'istituto, per chi di voi non lo sa, si trova sottoterra nelle fondamenta di questo luogo, ragazzi. Scusate la tosse.
Ok, qui vi dirà di sintonizzarvi, io non lo faccio perché già so dove devo andare. Voi proseguite per questa strada, proprio alla destra dell'istituto, ragazzi, del CIT. E proseguendo andate sempre dritto. Ignorate, ragazzi, le stradine qui, secondarie e tutto il resto. Ok, abbiamo ucciso con un colpo quel Myrlurk. Ricarico subito. Ecco, ragazzi, vedete quell'edificio lì verdastro? Dobbiamo andare proprio lì. Per andarci continuiamo sempre dritto. Poi giriamo qui, ragazzi, e siamo arrivati. Il segnale radio, ragazzi, vi porterà praticamente qui. Non vi porterà da altre parti. Noi arrivati qui, ragazzi, con molta cautela entriamo e proseguiamo. Ok, arrivati qui, ragazzi, fate molta cautela. Troverete molti gunner, molte trappole, torrette, cose del genere, e soprattutto trappole, quindi massima cautela. Secondo piano, uccidere a vista. Inviare rinforzi nell'atrio in caso ne arrivino altri. Io già so ora cosa succede, ragazzi. Qui ce n'è un'altra torretta, se si apre, appunto. Abbiamo fatta saltare subito. Io qui prenderò, ragazzi, molte munizioni, materiali utili e cose del genere, perché, vi ripeto, mi servono viti e alluminio, che sono materiali molto molto utili, e anche qualche altra cosetta la prendo, ecco. I ventilatori vi daranno sempre le viti che vi servono, ragazzi. Ada, fammi passare. Come avete capito, c'è questo predatore che sta cercando una ragazza qua, che è sotto il controllo dei sintetici. Ok, io prendo queste cose. Ok, e possiamo proseguire. Ecco qui. Là, se vabbè, lo prendo. No, il resto non serve a niente. Chi c'è? Io, amico. Ti sparo pure in testa. E da vicino non potevo non fallire. E tu pure. Ecco, Ada ha colpito noi con il raggio della sua testa. Ok, colla. La macchinina, l'orologio che danno vite e alluminio. La ceramica è sempre utile, ragazzi, quindi tazzine e cose del genere. Munizioni. Refrigeratore, apriamolo. Bene. Ok, abbiamo trovato del banalissimo psycho. Proseguiamo. Ada, non ti mettere in me. Vabbè, l'ha ucciso Ada. Meglio. C'è qualcosa di utile e interessante qui? Non credo. Ada, fammi passare. No, ok. E possiamo proseguire. Ma che... Forse abbiamo un nemico. Ok, lo abbiamo one-shottato sparandogli in testa. Muori, ok. Ecco qua. Non c'è altro di utile qui, per l'appunto. Ok, allora noi possiamo proseguire con molta calma. Qui c'è una trappola che è già stata scattata. Ok, qua cosa c'è? Niente, un luogo chiuso. Nastro isolante che è utilissimo. Macchina da scrivere, perfetto, che ci dà le viti. Ragazzi, sembra il nostro giorno fortunato. Stiamo trovando molti dei materiali che ci servono per potenziare le nostre armi. Ada ha appena ucciso un gunner. Arrivati qui, ragazzi, cautela, ci sono anche mine in giro. Come vi dicevo, molte molte trappole. Muori. Male. Ok,
Mi do un'occhiata rapida in giro, cosa c'è a parte il microscopio che è utile. Non sembra esserci altro. Muori male. Ok ragazzi, mi sto divertendo ad ucciderli tutti sbatacchiandogli il fucile in faccia. Ok, apriamo qui, vediamo cosa troviamo. Spererei nella fibra balistica, che è molto molto utile, oltre nei materiali come questi qui, fusibile, vabbè, lo prendiamo. Qui c'è una trappola. Sì, è scattata la trappola, ma non è successo niente, per fortuna. Aia. Ottimo. Mine e un sacco di cosine utili. E sì, lo so che le hai persi, Ada, però non è che lo devi dire. Io mi vergognerei a perdere un nemico. Prendi questo. Che precisione, ragazzi. E te porca miseria. No. Muori e basta. Vuoi mettere fuori la testa? Muori male anche tu? Perfetto. Ada lo ha fatto a pezzi, io mi curo. E basta di tirarmi le molotov. Ecco, brava Ada. Benissimo, proprio Ada sta uccidendo e trucidando tutto e tutti, ragazzi, così come se non ci fosse un domani. Ah no, di qua da dove siamo venuti noi, ok. Qua che c'è? Di interessante. Oh cazzo. Ragazzi, non so se avete visto lanciarazzi. Mi sono spaventato un po'. Ada, vai tu. Ok, un attimo ragazzi, io controllo se ho delle eventuali molotov. Sì, ce le ho, perfetto. No, tu muori subito, proprio subito. Perché non voglio il lanciarazzi sparato addosso, mi dispiace. Me lo prendo pure prima che lo prendano altri. Ok, distruggo pure la torretta, ragazzi. Vabbè, ci lasciano cose un po' così. Siamo anche appesantiti. Ada? Occhi aperti. Ok, sopra combattono. Io, ragazzi, do un po' di robaccia a Ada. Perfetto, almeno i materiali li teniamo per ora. E vediamo qui in giro che cosa troviamo. Ok, colla, che è sempre avuto, munizioni, pupazzo, altre munizioni, la macchinina e munizioni ancora. Ok, c'è qualcos'altro di utile o interessante in giro? Non sembrerebbe. Oh sì, invece alluminio. Ragazzi, sembra Natale, dovevamo trovare certi materiali, li stiamo trovando dappertutto, perfetto. Ok, possiamo proseguire. Lattina d'alluminio. E c'è la diffusione, perfetto, ok. Bobina del relè, molti materiali utili, perfettissimo proprio. Io mi guardo con circospezione, giustamente. No. Continuate a sparare. Ok, li abbiamo uccisi. Controlliamo che cosa c'è di interessante in giro mentre ricarico. Sembrerebbe proprio niente. A parte la ceramica dei posaceneri, che è utilissima.
per poter creare, ragazzi, cose di luce, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'illuminazione e l'energia negli avamposti, cosa molto molto utile. Ok, possiamo proseguire. Eh sì, è un ordine, ma tienitelo per te, di qua non c'è niente, possiamo salire, qui c'è una trappola. Che faceva cadere la granata che esplodeva e ci uccideva. Poi ci avrebbe anche solamente fatto molto molto male. Io scendo di qua prima, ragazzi. Cassa di esplosivi, vediamo cosa troviamo di utile. Con buona probabilità Molotov, si spera. Fantastico. Almeno una l'abbiamo trovata, ok. Headshot. Una porta da aprire, altri punti esperienza praticamente, ragazzi, solamente scassinando queste serrature, quindi se trovate cose da aprire, apritele, ragazzi. Sono tutti punti esperienza facili che vi attendono. Ah, munizioni. Medicine e praticamente una cassaforte. Ah, difficile, eh. Vediamo, ce la facciamo ad aprirla? Mi sa di no. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. No, la pistola la lascio, non mi interessa. Ci sono inneschi di trappole che però sono tutte già scattate. Qui qualcosa sta sparando. Ok, è morto. L'altro pure. Muori pure tu. E togliti di mezzo, per favore. Perfetto, ragazzi, stiamo sciogliendo i nemici. Ok, ora mi guardo un attimo intorno prima di proseguire. Che non sembra esserci niente di interessante o effettivamente utile qui, ragazzi. Oh, una specie di magazzino. Ah, un coso con i materiali, li prendiamo tutti ovviamente, ragazzi. Vi ricordo, le cassette degli attrezzi, ragazzi, prendete sempre tutto quello che contengono, perché sono sempre materiali utili, soprattutto per modificare le armature, più che tutto il resto, però si sanno rendere utili. Ok, munizioni, tappi, cose abbastanza interessanti. E qui che cosa c'è? Quasi niente, a parte questo qui. Mi curo un momento. Ok, e possiamo proseguire al piano superiore. Mi è scappato un colpo, scusate. Ada si è buggata nel muro, ragazzi. I magici bug della Bethesda. Ok, ragazzi, arrivati qui, c'è questa porta. Come vedete là sopra ci sono due nuclei di fusione. A me servono, quindi cercherò di hackerare questo terminale, sperando di riuscirci. E di non perderci troppo tempo. Sì. Comandi porta, apri. Ok, perfetto. Qui troveremo della mentas, nuclei di fusione. Ok, ragazzi. Oh, materiali. Ok, possiamo proseguire, ragazzi. Qui c'è una porta, possiamo aprirla in due modi. Io preferisco scassinarla per essere più rapido rispetto ad hackerarla. Tanto i punti esperienza che danno sono uguali. Qui attorno ci sono strumenti di notevole fattura. Anche vari nuclei di fusione stiamo trovando. Molto molto interessante. Niente di più. Ok, proseguiamo. Ok. Ok, ragazzi, se voi salite di qua non trovate assolutamente niente a parte ecco qui, tappi. E poi in quest'altra scala per proseguire e salire sopra, qui che cosa c'è di utile? Niente, ok. E saliamo. Ah, da cazzarola, fammi passare, finiscila. Ok, prima o poi arriva un pugno, Dada. Ok, parliamo con questo tizio. Sei qui per il sintetico? Sono qui per ritirare un'ordinazione.
Due con salame piccante e un calzone, a nome Fanculo. Se non sei qui per il sintetico, allora sei qui per me. Che cosa vuoi? Voglio quello che hai nella testa. Non puoi averlo. Ok, ragazzi. Un attimo, ci ha menomato. Ci ha continuato a menomare, cazzarola. Ecco, lo lasciamo praticamente nelle mani di Ada, che è in buone mani. Oh cavolo, ha tolto un braccio ad Ada. Come vedete, quando usano lo Stealth Boy, ragazzi, non sono facili. Immaginate affrontare quello che ho affrontato io per questo fucile, ragazzi. Un Deathclaw che va in questo stato. Ada, continua ad attaccarlo. Dove caspita è? La cazzarola. A colpi di Molotov ti prendo. Così. Brucia. Anche te le tiro tutte e uccido io Ada. Non mi interessa. Muori. E che cavolo. Ok, lo abbiamo attaccato, l'abbiamo colpito. Ricarico, ragazzi. Ok, ha distrutto Ada, noi la... No. Neanche a curarla, lo uccidiamo noi se ha finito gli Stealth Boy. Con pure il colpo critico finale proprio dato con odio, gente. Ok. Ecco il chip che ci serviva. Qui ci sono questi gunner. Se vuoi uccidermi, certo che ti voglio uccidere. Voglio le vostre munizioni. Ragazzi, non abbiate pietà dei gunner, neanche delle reclute, perché sono dei... un po' come i predoni. Loro campano sulle spalle degli altri, senza avere il benché minimo rispetto o pietà di chi ha bisogno di aiuto. Quindi non abbiate pietà di loro, non ne meritano. Ada? Occhi aperti. Felice di essere utile. Ecco, grazie Ada. Quanto ti passo, se vuoi realmente renderti utile... Ecco le cose, però il radius no. Radius vaffan 13. Ecco, lo tengo io perché mi serve. E apriamo qui, ragazzi. Attiviamo l'ascensore e la porta la apriamo. Ok, qui troveremo la tizia che è un sintetico a cui quel predatore dava la caccia. Non so che cosa dire. Oh, forse non l'hai saputo. Sono un supereroe, è il mio lavoro. La mia designazione dell'istituto è K198, ma preferisco Jenny. Quindi sì, sono un sintetico, se non l'avevi già intuito. Sapevo che avrebbero mandato un predatore, ma non pensavo mi avrebbe trovato così presto. Credevo di averlo seminato, ma poi sono stata catturata da quei... mercenari. E mi sono ritrovata qui. Grazie ancora per l'aiuto. Vedrò di rifornirmi un po' prima di andare. E prima che tu lo chieda, no, non mi serve altro. Il Commonwealth non perdona. Devo farcela da sola o morirò. Forse ci incontreremo di nuovo in circostanze migliori. Almeno lo spero. Ok, ragazzi. E possiamo andarcene via di qui. Peccato, c'era un ventilatore, ho visto a terra e non l'ho preso. Materiali utili, viti e altro, peccato. Aiaia. Vabbè, pazienza, ne troveremo altri, ragazzi. Come vedete, Ada poi, ragazzi, ha questi zaini che gli permettono di trasportare molto peso, cosa che a noi serve come mulo da soma, visto che è la sua utilità al momento. Ok, e ragazzi, qui abbiamo finito, possiamo andare tranquillamente e tornare da Virgil. Ok, mappa. No, quartier generale dei Railroad, scusate, perché dobbiamo decriptare il chip del predatore, quindi è necessario. Ok, eccoci qui. E parliamo con la tizia.
No, che è successo? Quella cosa che fluttua nel cielo ha causato un'ondata di panico. Pensavo che fosse uno degli alieni di Tom Tuttofare. Gli alieni esistono davvero? Basta così. Quella cosa si chiama Pridwen ed è un mezzo della Confraternita d'Acciaio. La Confraternita d'Acciaio è un'organizzazione formidabile, molto avanzata. È qui per distruggere i sintetici. Fai girare la notizia. La Confraternita è nostra nemica. Non esiste alcuna possibilità di avere buoni rapporti con loro. Tom Tuttofare sarà a capo di un piano a prova di bomba per affrontare la Confraternita. Nome in codice, Lampo Rosso. Per ora, comunque, limitiamoci a controllarli e a tenerli lontani dalle nostre operazioni. Continuiamo a concentrarci sull'istituto. Bene, avete tutti un compito da portare avanti. Al lavoro. Ho qui un rapporto. Sembra più un fumetto. A quanto pare, alla Green Tech Genetics è avvenuto uno scontro incredibile. Sì, c'ero anch'io. Ho abbattuto un predatore. Così sostiene il rapporto. Difficile crederci. Non mi dispiace che ci sia un predatore in meno nel mondo, ma il buon senso suggerisce di fuggire piuttosto che affrontarli. Dunque, perché l'hai ucciso? Mi serviva il chip di un predatore. Ho bisogno del codice. Hai uno dei loro chip intatto? Seguimi. Subito. Ok ragazzi, ora decrypteranno il codice che a noi serve dal chip. Devi colpire i nascondigli. C'è un messaggio per te da parte di... Abbiamo la persona giusta. Vabbè sì, non mi interessa le missioni secondarie ora però. Ehi, Des, ti serve qualcosa? Tom, abbiamo il chip di un predatore. Delle persone che davvero? Wow, sono passati... Scusate la tosse. Sto facendo molto più di quello che sai. Vediamo cosa contiene. Eccolo. D'accordo. Tom, datti da fare. D'accordo, piccolo chip. Vediamo come te la cavi contro l'analizzatore di circuiti. Ok, siamo nel chip. Diamo un'occhiata ai connettori analogici. Cosa? Oh no, non bloccarti, resisti! Un calo di memoria. Ci siamo. Algoritmi di codificazione. Bene, possiamo ancora farcela. Uff, hanno aggiunto altri decimali all'ultima cifra. Sarà una bella... Forza, bello, mostrami quella struttura. Dov'è? Aspetta. Usano una funzione logaritmica simile ai generatori di codici. Oh, siamo fortunati. Sei mio, istituto di merda. Sei mio. Risolvi la N. Forza, mostrami il numero base. E ci siamo! Abbiamo il codice! Datemi un secondo per caricarlo su olonastro. Ottimo lavoro, Tom. Non so se la fortuna reggerà ancora, Des. E, agente? Spero che questo ti aiuti quanto tu hai aiutato noi. Ben fatto. Ok, ragazzi, adesso torniamo da Virgil, che ci darà i progetti per creare, in uno dei nostri avamposti, ragazzi, il teletrasporto, per poi poter arrivare a entrare nell'istituto. Il mio non organismo è immune alle radiazioni. Il suo è un'altra storia. Detto con un ancio, ok, possiamo entrare. Ok, andiamo a parlare con Virgil e diciamogli la buona notizia. Non ero sicuro che ti avrei rivisto. Hai trovato quello che cercavi? Ho il codice. La cosa non mi sorprende. Hai eliminato Kellogg, dopo tutto. Il passo successivo è abbattere un predatore. Come hai fatto a decifrarlo? Ho un po' di amici nel Commonwealth. Meglio tu che io. Con una faccia così non mi farò certo molti amici. Anch'io mi sono dato parecchio da fare. Ho fatto del mio meglio, tra ricordi e cose sentite nel corso degli anni. Ti ho preparato dei progetti. Non è stato facile. Queste mani sono ridicole. La motoria di precisione è andata. Eccoti la spiegazione semplice. Devi costruire un congegno che capti il segnale che l'istituto utilizza per teletrasportare i predatori e usarlo su di te. Sai qual è l'aspetto più folle del progetto? Quella stazione di musica classica è il segnale portante del trasmettitore. Tutti i dati sono contenuti nelle frequenze armoniche.
li hai sempre sentiti. Voglio che sia chiaro che questo non è il mio campo. Ero in bioscienze, non in ingegneria o sistemi avanzati. Scommetto che funzionerà. Per la cronaca, non faccio promesse. Ma se riuscirai a costruire questo dispositivo e usare il codice, dovresti riuscire a intercettare il segnale dell'istituto. Puoi farlo? Voglio dire, puoi costruirlo? C'è qualcuno che ti aiuta? È difficile per una sola persona, persino per te. Non c'è problema. Bene, bene. Perché devi farcela? Per il bene di entrambi. E non dimenticare il nostro accordo. Ti ho aiutato come ho potuto. Se riesci a entrare, cerca quel siero. È la mia unica speranza di essere normale. Quindi trovalo. Ora va. Prendi questi e mettiti al lavoro. Fa ciò che devi. Chiama in aiuto chiunque ti serva. Ok ragazzi, come avete letto di lato, per continuare dobbiamo costruire questo teletrasporto che io vi stavo dicendo prima in uno dei nostri avamposti. Possiamo chiedere aiuto alle tre fazioni presenti al momento, Minutemen, Confraternita d'Acciaio e Railroad. Io vi consiglio di chiedere aiuto ai Minutemen, però prima di chiedergli aiuto dobbiamo aiutare noi loro, perché c'è una missione secondaria che ci hanno dato e ancora non abbiamo fatto, di andarli ad aiutare a riprendere un posto che è sotto il controllo dei Mayer. Detto questo ragazzi, alla prossima. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, un commento, iscrivetevi. A me mi aiutate solamente a migliorare e andare avanti. Detto questo ragazzi, alla prossima.